È stato un ferragosto all'insegna della rievocazione ariostesca, quello vissuto dai tanti turisti presenti a Castelnuovo. L'associazione Compriamo a Castelnuovo e la Compagnia dell'Ariosto, all'interno della 39esima settimana del commercio, in collaborazione con l'amministrazione comunale, hanno organizzato un evento molto apprezzato dal pubblico. Evento ambientato nel periodo rinascimentale, rievocando i 500 anni dall'arrivo del commissario estense Ludovico Ariosto in Garfagnana. Il corteo storico, partito dalla stazione ferroviaria, si è diretto verso il centro storico con in testa l'Ariosto a cavallo, scortato dai suoi uomini. A seguire tanti figuranti della Compagnia dell'Ariosto con bellissimi costumi e a chiudere il lungo corteo il gruppo musici e sbandieratori di Gallicano, che hanno poi animato la piazza con una bella esibizione. Una volta arrivato, il commissario estense è stato invitato dall'attuale governatore della città, ovvero il sindaco Andrea Tagliasacchi, a visitare la sua dimora appena restaurata, o più esattamente in corso di restauro. Una volta entrati nella Rocca l'Ariosto, il sindaco Tagliasacchi hanno raccolto l'applauso della gente, con questa visione davvero suggestiva dal terrazzino che domina la piazza principale di Castelnuovo. Una rievocazione popolare che coinvolge tutte le associazioni, a cominciare dalle straordinarie donne dell'Ariosto, che hanno fatto un lavoro importantissimo e che in questi anni hanno mantenuto vivo il nome dell'Ariosto, che quest'anno si è incontrato con tantissime manifestazioni non soltanto celebrative ma legate a iniziative culturali di qualità e alla promozione del nostro territorio. Ad interpretare l'Ariosto, tra l'altro almeno nell'immaginario molto somigliante con un portamento adeguato al personaggio, è stato Mario Moscardini, storico commerciante castelnovese. Mi sono sentito più giovane di 500 anni, quindi ha fatto un effetto eccezionale, buono. L'ho trovato molto cambiato, molto migliorato. Non ci sono più i briganti, ma ci sono i commercianti.